6 nel 2013, 2,6 nel 2014, 16,2 nel 2015, secondo partito in Toscana. E un grazie va a Claudio Borghi, Marco Casucci, Elisa Montemagni, Jacopo Alberti, e noi abbiamo anche la fortuna di avere Roberto Salvini, grazie. Bene, ma quali sono stati i tre pilastri del successo? Primo pilastro, militanti, sostenitori che ci hanno dato una mano a raccogliere 12.500 firme. Tutte quelle persone che hanno tenuto il lumino acceso in Toscana allo 06. E Matteo Salvini che ci ha dato il lancio, ci ha dato la forza. Ma qual è e che cosa vuole fare la Lega Toscana in Toscana? Noi non vogliamo, vogliamo entrare lì, ci hanno già detto, ma prendi quello, prendi quell'altro, fai il patto del Nazareno. Ma il patto del Nazareno lo farà Forza Italia, noi andiamo lì perché nel 2020 vogliamo la Toscana, perché la Toscana si merita ben di più del PD. Ma qual è la differenza tra noi e loro? È che loro hanno il patto del Nazareno e noi siamo liberi. È che loro danno i nostri soldi ai campi Rom e noi li vogliamo dare ai residenti per gli asili, per le case popolari. Perché loro vogliono i clandestini e noi invece pensiamo alla sanità. Perché loro portano avanti il concetto di parassiti. Noi invece vogliamo la gente che produce, gli artigiani, i commercianti, il popolo delle partite IVE, sono quelli dipendenti di chi lavora nelle aziende private che reggono l'Italia. E la cosa che mi fa più fastidio è che loro portano avanti i centri sociali. Pensate che invece noi le forze dell'ordine, pensate che a Lucca è stato condannato un poliziotto che durante un arresto in flagranza di reale ha fatto un attimino male a una persona che stava commettendo un reato, a pagargli 7.500 euro. E poi ci vengono a dire a noi, vedete, la cosa che ti fa tristezza è quando ti dicono: oh, ma tu l'inno, ma l'inno deve essere qualcosa che ami, che rispetti, e l'inno deve essere qualcosa che ami, la bandiera, il simbolo, e il mio simbolo sono queste bandiere che sono qui oggi a Pontida, sono queste le bandiere che mi fanno battere il cuore, che veramente io amo, ed è vedere Pontida, e la differenza tra loro e noi è che loro hanno festacce e noi abbiamo Pontida. Grazie a tutti, grazie a Bossi, grazie a Maroni, soprattutto grazie a Matteo Salvini che ci sta dando che cosa? Il bene più prezioso che hanno le persone, il tempo. E Matteo Salvini sta dando il suo tempo affinché tutti noi conquistiamo il paese, le regioni, i comuni per una libertà totale. Grazie Pontida e avanti tutta!